Lei è studente? Io no, no, ho smesso. E di che cosa si occupa? Di niente al momento. Ma che ci facevi a Villa Sciara con quel vecchio? Lo porto a spasso, mi danno 30 euro all'ora. Almeno pagherai i buffi. T'arrangi? E come t'arrangi? Spacci? Liberamente ispirato a Poco più di niente di Cosimo Calamini, Tutto quello che vuoi nasce da un vissuto familiare. Sceneggiatore sensibile, ironico e profondo al servizio delle commedie umane di Paolo Virzì, Francesco Bruni da regista non ha mai smesso di interrogarsi sui rapporti generazionali in film come Scialla e Noi Quattro, andando a scavare con curiosità antropologica e delicatezza di tratto nelle crepe di sentimenti sospesi e di relazioni imperfette. Premesse che valgono ancor più per Tutto quello che vuoi, il cui riferimento personale risiede nella malattia del padre di Bruni, colpito dal morbo di Alzheimer, che sullo schermo trova un ideale corrispettivo nei pensieri scomposti e smarriti di un 85enne poeta ormai dimenticato, a cui fa da svogliato accompagnatore un irrequieto 22enne trasteverino. Signor Giugio, buonasera. Giugio. Alessandro mi ha molto parlato di lei, volevo solo salutarla, sono Claudia. Molte grazie, no? Alessandro chi è? Sono io, sempre io Alessandro, sempre io. Ma non mi aveva detto che era un signore così affascinante? Sì, per questo non mi aveva neanche detto di avere una mamma così bella. No. Tutto quello che vuoi ci porta a passeggiare insieme a questo anziano, gentile signore, interpretato da un Giuliano Montaldo capace di far confluire nel personaggio l'eleganza del suo cinema da regista, e a fargli da felice controcampo è il giovane interpretato da Andrea Carpenzano, indispensabile rovescio di una medaglia generazionale e caratteriale che si allarga nel film di Bruni alla rete sociale che fa da sfondo alla vicenda: il padre del ragazzo, la sua nuova compagna, la madre di uno dei coetanei del suo quartiere. Riflessione sulla memoria, sull'importanza di non dimenticare, di vivere l'oggi facendo tesoro di quel che è successo ieri, Tutto quello che vuoi fa sorridere e riflettere senza scadere nella retorica, nel sentimentalismo, arretrando nel passato i ricordi del vecchio poeta e spingendo nel futuro l'esistenza del suo scapestrato accompagnatore, prendendo per mano lo spettatore sul finale in un viaggio fra quello che siamo stati e ciò che potremo essere.